Ma ben ritrovati in God of War 3 dal grande onnipotente Nykriz, da un po' di tutto, provincia di Piacenza e tutto quello che viene dopo. Ah già, piove fuori. No, c'è tempo. Cos'è? Da quanto tempo non ci gioco che non ricordo più? Ah, giusto, vi ricordate le fruste del cavolo che abbiamo preso da Efesto il fabbro non onesto, disonesto? Che sì, ci ha traditi, non vi ricordate? Vabbè, guardatevi il vecchio episodio, punto e basta, così capirete tutto. Ah, devo fare R2 e io che vado avanti a colpire. Magia infinita vuol dire spammalo. Avete visto come si conclude bene una discussione? E spammando la magia, dato che ce l'ho infinita. E così così uso le spade che le ho anche potenziate, eh? Ah, no, devo, come dire. Sì. Che adesso le fruste le puoi usare come. Sì, non serve che ti metti più. Ma sono stupido. Dato che non serve più che ti metti a girare la leva come un lavoratore sottopagato, ma usi le fruste che ci metti anche meno tempo ed è più divertente. È più divertente, non lo so, ma ci metti meno tempo, di sicuro. Ora, qui la leva era distrutta e noi ci mettiamo qui con le fruste a rompere le scatole. Torniamo con le spade che mi sono già rotto le scatole. Però belli i ponti. Il problema è che l'unico problema di architettura è che c'è un vuoto nel vuoto sotto e non c'è un collegamento fisico. Cioè un ponte. Mi manca uno sputo di vita, però non si sa mai. Magari quello sputo potrebbe salvarmi la vita. E chi lo sa. Torce, torce. Un grande corridoio di marmo. Ci manca solo un gigante che spacchi tutto. Ah, questa è una balestra, mi sembra. Quello è un cancello che deve essere spaccato con la balestra. Ah, spoiler. Quelli sono due forzieri messi in bella vista anti. Annotazione. Un incarico per gli dèi. Questa sarà la mia opera più grande. In cambio della costruzione di un dispositivo per proteggere ciò che è di più prezioso. La password del telefono. Zeus mi ha debitamente promesso ciò che è più prezioso per me, il ritorno di mio figlio Icaro. Se lo stai ancora aspettando, credo, perché vedi queste ali? Vedi queste ali? Sì, sono sue e non me le ha prestate. No, qua vedo vasi, vasi, va. Ma quello là è un quadro, che ci fa un quadro? Un quadro che ha un portale. Qua, già. Madò, leggi. Sì, combinando dono di Borea con le fiamme ho ottenuto un'incredibile energia nuova. Rinnovabile. Le muse desidero di vedere guidano la mia mano, ma non posso fare a meno di prendermi una pausa. Il dolore saziante che causerà questa mia invenzione. Rabbrividisco al pensiero. Prego che nessuno sia abbastanza folle da cercare di prendere a Zeus ciò che è suo. Sembra che abbia di nuovo creato qualcosa che sarebbe meglio non usare. Una lezione che spesso si apprende troppo tardi. Giorno 1026, però. L'assicurazione ce l'hai? Comunque, qui vedo una. Quasi quasi. Usiamo un po' la balestra. Divertiamoci con la balestra. No, decisamente no. Ecco la leva, infatti. Quella che cercavo da sempre. Su. Sì, qua c'è un casino. Sì, andiamo di qua che è meglio. Bam. Ah, non è andato. Dovrei aprire il cancello adesso. Infatti. E si va giù. Sarebbe troppo facile andarci giù diretto, vero? Quindi risolveremo tutti gli enigmi che ci sono su questo mondo. Allora, la sparo di qua. Quasi. E puoi salire sulla corda, ma è. Un secondo. Su. Ah, ci sono finito. Sì, questa qui è anche abbastanza intuitiva, eh. Tira giù, entri nel portale. Cioè, non ci vuole un genio laureato in architettura e ingegneria meccanica, per aprire questo. Visto? Ora, dentro questi due forziere ci sarà qualcosa di importante, dato che è stato davvero difficile aprirli, sarcasmo. È io che pensavo. Ma saranno verso l'interno? No.
No, mi dispiace. Piume di Fenice. E se non sbaglio, schemi di Dedalo. Un prezioso avere di. Sì, la sua vita, va bene. E ora. Cosa devo fare? Ah, non capivo. Ho due levette, non sapevo quale pre. Perché non ho la pazienza giusta per. Oh, devo aspettare di più, sì. Ora scommetto che arriverò lì piano piano salendo la corda. E vai su, bravo. Ora esco magicamente dal quadro. Un sistema più rapido di qualsiasi altro sistema viaggi, inclusi gli autobus. Qua usi direttamente i portali. È l'energia del futuro, sì, del passato. Oh, finalmente potenziamo la vita che energia, scusate, energia. Vanno a scalo la vita, la magia e come, la stamina, come si chiama? Sì, stop, via. Ora, come ci arrivo lì? Non lo so. Fammi pensare. Fammi pensare. Non ho proprio idea di come fare. Veramente. Allora, così. Di qua mi dice. Che ne so io? Ah, no, niente. Vabbè, ci provo, intanto. Cazzo, l'ho tirata indietro. Vabbè. Cosa faccio di qua? No. Anzi, una bella idea sarebbe, proviamo così. E tiriamo giù la leva. Nel senso, tiriamo la leva che mandiamo giù tutto. Per vedere dove ci manda. Che magari, che ne so, è la risoluzione dell'enigma? Vediamo. Eh sì, invece era la risoluzione giusta. Qua però. Sono meglio di quanto pensassi. E via così. Ah, sì, ci potevo arrivare tranquillamente, senza tutti questi trip mentali, però quello dopo no che non ci arrivavo, dovevo per forza fare tutto questo ingromo di corde che fa da solo fastidio, perché fare una scala che va su, troppo complicato. Facile sarebbe. Qui spero che sia. Stavo giusto sperando, l'icona di Minotauro, perché vedere che va a scalo è bello, però anche brutto. Benissimo, bene così. Ora si può andare avanti, grazie. Ok. Almeno credo sia la. No, scendi. Ah, tipo il palo dei pompieri, quello là che si vedeva nelle case dei pompieri. Dormono lì, scendono. Intuitivo. Ricordate, se la visuale è da davanti, andate indietro. Mettono sempre dei forzieri qua. Sempre. Hanno cominciato una volta nel 2 e adesso li mettono sempre. Come se la gente non avesse capito. Beh, io l'ho capito, poi voi non lo so. E si torna fuori alla pioggia. Questo, sì, bella la statua, lo so. Non serve che lei in qua. Cos'è in mano? Ah, un vaso. So, forse che è un uovo gigante. Ah, no, è un vaso. È un salvata. No, che palle. No, i labirinti mi fanno schifo. Schifo. E ok, bello, sì. Il problema è il labirinto. C'è tutto. Io come lo passo questo? Spacca e va. Oh mio Dio, il nemico più cattivo di Kratos, un vaso. Sì, qua gente morta, delle scale belle. E ora ti sei fermato. Ah. Ecco, porca te, che. Quella sì che era una botta, cos'era, Tavernello? Quasi. Quasi. E ora? Però era fuori gioco. Peccato. Era gol, però non è regolare. E gli disse, chissà perché. L'hai già detto. Ok. E perché avrebbe dovuto? Lo so che è stupido. Bene, muoio.
muoiono per causa tua. Tutti ancora per causa. Ed è per causa tua. Ma io amo il giardinaggio. Il sole è spento e vallo a cambiare, cazzo. Malattia, malattia, sole spento, ma chiamare un buon elettricista che sistemi tutto, no? Oh, gli ha fatto un parry. Critico. Finish him. Protetto. Beh, non proprio. Era una montagna di grande triplo di me. Come ho fatto con la forza brutta? Il mio misero intelletto. Misero intelletto. Tipo i primi Fallout che se avevi un'intelligenza pari a 1 facevi solo grugniti. Non facevi frasi di senso compiuto. Ma sto divagando. Qua c'è un salvataggio. Piano piano. Sì, adesso scommetto che prenderà il bicchiere. Perché non si butta via niente qua. Sì, sì, vedo. Argento, amianto. Questa qua ci faccio un... ci faccio un fucile che avevo sfatto con i cheat Fallout che non c'entra nulla. Calice di era. Ennesimo. E basta voi, ci avete rotto le scatole. Via. No. Dalla distanza. 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 Tenete le distanze. No, pensavo di aver tipo fatto spiedino che ne prendevo. Aia. Ma non mi ha tolto tutta sta vita. Sì, sì. No. Adesso ci faccio un ariete. È andato in automatico sulla parete. E non sono più forti come erano una volta, vero? Una volta mi ci voleva una vita a farli fuori. Ora due colpi, tac, tac, via. Questo mouse si può spaccare? No. E mi sa che stiamo andando dalla parte giusta. Che vuol dire che è la parte sbagliata. Perché noi dobbiamo andare a prendere... Quante sfere troviamo? Ne troviamo 500 alla botta. Prima invece per potenziare un'arma ci volevano... 5 boss, 10 livelli, 5 boss. E... sì. Uccidere i passanti. Mi dice che ora sono morto. Divertente. E anche qui scommetto che me ne darà tante. E vai. 7.000. Ma perché ve la prendete con la gente normale? Così che era lì e si sono incazzati. Buh. E tac. Ora ci faccio un ariete con... e anche questo qui ha la testa spaccata. Come tutti. No. Che cavolo. Per fortuna che l'ha fermato. Io stavo per interrompere la combo, ma... ma nulla. È ancora vivo, sei. Via. Vediamo un po' se riesco. No, volevo fargli la co... questa volevo fargli. Che è fighissima da vedersi. E accumulo sfere così potenzio al botto le spade del... dell'ame dell'esilio, giusto? No, le spade del caos. Ho sbagliato. È un vicolo cieco. Ecco perché dovevamo andarci. I vicoli ciechi vuol dire che c'è qualcosa di molto importante. Tipo un miliardo di sfere, un oggetto nuovo o vita. Bam. Ma perché non uso mai le... non uso mai le abilità io. Così sono abituato senza. Potevo usarla. Ci stava a pennello qua. Quella dell'esercito di Sparta. Ma non l'ho usato. E crepi. E madò. Ah, sei morto alla fine, dovevi? No. Non ci passo. R1. Questo cancello è bloccato all'altro lato. Tipo... Dark Souls sei tu? Questa porta è chiusa dall'altro lato. Bene. Dobbiamo fare il giro ora. Scommetto. Ma c'è un cancello. No. No, sistro... no, sti stronzi. No, sti qua li odio. Devono estinguerli da God of War. Io non li ho. Fuori dalle scale. Due c'è. Due addirittura. I come si chiamano sti qua? Mi sono anche dimenticato il nome. I satiri, giusto? Sono la piaga. Sono straforti. Sono. Mirate uno. Mirate uno. E tirateli un cartone potente. E ho sbagliato. Sbagli una volta. Basta, sei morto. Visto? Avete visto dopo quanto sono morto? E qua mi ero anche dimenticato un forziere, cavolo.
Fortuna che mi hanno ucciso. Io stavolta ci provo con i Cestus qua. Così li ho anche potenziati un attimino. Che sti qua devi andare a colpo, come dire, colpo singolo, non devi andare. E vabbè, ma allora, ma tenete il gioco, fatelo voi allora. Come si battono questi qua? Devi fargli le prese, qualcosa. Ma non puoi fare le prese perché te le fanno loro. Ci riprovo. Guardalo, adesso arriva lo stro... Ma guarda che ganker di merda. Perché non si può fare un multiplayer? Mi serve aiuto. Ora mi fa la pre... Ho schivato una presa. Oh mio Dio. Adesso mi fa la presa. Niente? Dai, fatti fare la pre... Non colpirmela di... Ma io glielo chiedo addirittura. Glielo chiedo. Ma niente... Di nuovo. Se trovate un satiro per strada, diteli che lo odio. Con tutto il cuore. Tutto. E doppio. E vabbè, secondo doveva prendermi, no? Ma non ho ancora capito. Ma com'è, com'è che mi ha preso? E tripla combo. Devo fa... Ma che casino è? Non si capisce un cazzo. Ma io quanto li odio, sti... Ciao. Se avessi la testa di Medusa come nell'1, nel 2, e l'avevo detto io, non fare God of War 3 che ci sono i satter che poi ti incazzi. Mi sa che ho trovato, sono molto deboli ai pugni. Ehi, c'è, che stessa... Adesso gli posso fare la presa sto qua, sì, l'altro l'ha ammazzato a pugni. Sì, e va. Puttana? Perché gli dire testa te? L'ho fatto fuori. E che cavolo, era ora, l'avevo detto io. Che erano difficili, come fa coi pugni? Pugni, sono deboli i pugni. Più deboli rispetto agli altri. Ah, era in mezzo, non pensavo fosse un vaso. È lo stesso colorito, non si capisce. Ma c'è altra roba importante, un altro vaso trattino persona che si traveste da vaso. Ennesime sfere. Che 500 scommettiamo? 4300. Ah, cavolo, sono di più. Non mi lamento, però ho sbagliato. Qua mi sa che c'è... No. È di solito nei vicoli ciechi c'è qualcosa. Qua non si passa. Perché è proprio lui che non vuole passare. Beh, ovvio ho usato anche un po' di magia. Se no non ce la facevo. Ho usato quel terremoto, come si chiama? Quello là dei cosi. Che sbatti i pugni per terra perché si incazza e fa... E casualmente fa anche il terremoto. Così si chiama. A terra incide una scritta. Basta. Coloro che posseggono la pietra di Iperione possono vedere il vero cammino degli dei. Guarda nella pietra per scoprire la verità. Guarda nella pietra. Fai schifo. Però wireless. Figo. Sì, il calice non me ne frega più nulla. Scommetto. E ora comunque sì, bella la pietra. È un trip mentale la pietra, non l'ho capito nemmeno io. Ora vedete dalla prospettiva della statua e quindi cioè, ma è un trip mentale dei peggiori. Io che devo fare qua? Non ho capito neanche io. Aspettate, mi sembra che devo... Cos'è? Aprire qua? Sì, devo aprire... Madonna, potevano spostarsi un po' di più. Ah, vedete che prima era una roba distesa, ora è tu... Madonna. Io non ci sarei arrivato. E apro questo cancello così per divertimento. Io ora vado giù. Come non puoi andare giù? Lì c'è un forziere... Vabbè, vado. E... Ah, è vero, le scale. Si possono usare anche le scale. Dimmi. Fa gesti, che sei muta anche. Vabbè, non ci serviranno più le parole. Questo è un... Mi sembra che l'avevo visto da là. Ah, ora vi svelo un trucchetto. Volo e vai a sinistra. Eccolo qui, perché non potevo saltare giù come una persona normale, no. Dovevo per forza fare tutto sto casino qua. Vabbè, fortuna che era in ta. Questo è un tratto di scala sopra un pilastro. Avrà un qualche senso. Ah, posso anche girarlo. Così. Io lo metto già così perché... Così. Tac, fa tipo da... Come dire? Da scivolo d'acqua. Che abbiamo abbassato il ponte.
E quel ponte serve. Ah, quel ponte apriva il cancello. Interessante. Ancora qui stai. Pff, come osi sfidarsi? Non vi ho sfidato, vi ho arato. E ora fuori. Fuori dal gioco, direttamente. Pensi di potertene andare così? Non abbiamo... E basta però. Ma stessa roba, tipo Dark Souls, vi ricordate i non morti vacui che erano tutti rincoglioni? Uguale, stessa roba. Cosa hai fatto? E la coroncina dei cinesi che si spezza. Cosa mi hai fatto? Questo è fallo da rigore, mi raccomando. Distruggi tutto ciò che tocchi. E chi l'ha toccato, scusa? Ma che cazzo? Ma qua la gente si inventa la roba. Buona fortuna con quella sgualdrina di Pandora. Che mi fre... Ah no, si è incazzato stavolta. Ma do due parole su Pandora, basta. Ti ammazzo la famiglia. Che dopo tutto l'ho già fatto, forse. Ah no, manca ancora qualcuno. E ora? E ora fa la stessa fine di Hermes, che diventa tipo un insieme di insetti e vola via. Ah no, mi sembra che... cos'è? Ah ok, ora marciscono tutte le piante. Perché, allora, come boss fight di un dio faceva talmente schifo che le piante si sono rifiutate e si sono suicidate. Riassunto. Ecco perché marciscono le piante. E ora... sì, fine, non mi interessa. Ah! Oh, ma quanto tempo è che non li rivedo questi rovi qua così? Ma dove? Dall'inizio del canale che... che non li trovavo più. E qua? Ah, no, niente, sì, è sempre bello rivederlo. Rivedere i rovi quelli là, marci. Cerchio. Ah, gli ho preso il cadavere. Ah, beh, tipo becchino. Toh, l'ho avuto qua. E ora un altro triplo mentale. È però veramente un triplo mentale sto qua, eh? Ora, se non sbaglio... sì, io lo so già. Perché l'ho fatto tipo 300 volte. Minimo. Quindi dovete prendere sta roba qua. Portarla piano qua. Ancora più piano. Che riempie la roba e fa da piscina... fa da idromassaggio. Vedete che l'acqua è la tuta che ondeggia tipo idro... idromassaggio, cazzo! Non dite... ah, è finita l'acqua. Stessa roba, è finito il vino. Vino! Questo non lo devo riempire col vino, vero? Ora, stesso trip. Qui. Prendi questa qua. La porti giù, ma giù, proprio giù. È più veloce quando la deve spostare in avanti, piuttosto che di lato. Questo qui ha un senso logico di su. No, non così. Ma sai girarla? Girala. Bravo. Così. Che dalla prospettiva della statua sembra una normale scaletta. Capito il tutto? E ora, dopo tutto sto casino qui, devo riprendere il cadavere di Era una volta. Sì, Era una volta. Manca solo il Cera. Ma non passi? Come fai a non passarci? Passo sotto l'acqua per farmi un bagno ogni tanto. Da quant'è che non ti lavi Kratos, porca puttana? No, si è lavato nello Stige l'ultima volta. O forse... sì, nello Stige, si è lavato. Ma perché stavolta R1 e no cerchio? Per fare un po' gli alternativi. Ora, enesimo trip mentale. E tira su, tutte le scale. Trick e track. Vado qui, ripercorriamo le scale che dalle... no, che brutto, finito così. Ah, mi sa che non dura, va all'infinito. Scusa, ma perché è così basso il cancello? Mi sembra che, ecco, poi sono rimasto male. Mi sa che dobbiamo fare in fretta o roba simile. Sì, bello, lo so. Ora scende l'acqua. Ma mi sa che c'entra qualcosa. No. O forse sì, non lo so. Sì, c'entra qualcosa, c'è qualcosa che manca.
Perché mi sembra strano. E madò. Ora scommetto, ci scommetto che devo prendere questa. No, ma mettiamo il filtro verde che non capisco. Vai. La verde, questo qua è un. Si scende l'acqua. Così, così, così. E da lì. Come fai a non passare? Ma ce la fai? Kratos, ce la fai? Oh, bravo. Ora non mi ricordo più cosa devo fare. Ma dai, però. Mi sembra. No, non ho capito, no. Così. Lo lascio qua sopra. Toh. Adesso scende l'acqua. E fine così. Io credo che debba andare così. Credo, non potete darmi errori stavolta. Bravi. Fin qua ci siamo. Vado avanti, 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 avanti. Più veloce, grado, più veloce, altrimenti ter. Ah, no, è vero. Non termina l'effetto perché c'è sopra il pilastro con sopra le scale. Ma chissà perché. Cioè, io mi chiedo. Ma mi chiedo già, zippo, gli architetti. Ma perché ci avete convocati qua? Dobbiamo fare un pilastro con sopra delle scale. Ma perché? È così. In mezzo al giardino. Ah, mi licenzio. Immagino un discorso simile. Abbiamo spaccato la pietra tarocca wireless che ora non funziona più. E nessuna, così se ci inseguivano non si possono più venire a prendere. Penso. Oppure hanno fatto perché che pietra di merda, crack, via. O semplicemente perché Kratos è diverso da tutti e deve fare l'alternativo. Ora le buone vecchie arpie che dobbiamo rompergli le scatole. Vado. Ho detto. Ce la fai. Ma mi sa che era lontana. Ora scende uno stormo di arpie, no? Una sola. Mi stava attaccando. Faccio salto da arpia a arpia. Wow. No, no, dove va? Ma io mi vergogno solo a vederlo. Ma perché? Dovevi saltare da un'arpia all'altra. Ma sei mai stata una persona che è morta qui veramente? Ma. Cioè, sei l'unico. Premio Nobel per lo schifo. Veramente. Come morire da deficienti. Non salta sulla rapia, ma salta nel vuoto. Ora, ti prego, salta giù. Bravo. Non saltare sulla rapia e salta sulla rapia. Vabbè, più lontano andiamo, meglio è. Ora flutto nell'aria. Che bello che è stato. Giro. Gira la leva. E gira, gira, gira. Arriviamo. Allora, cubbe che. Ma. Minecraft. Esci da questo God of War. Adesso. Vedevo cubi là. Sono stato contagiato da quant'è che non gioco. Il gioco mi dice. Riporta la serie di Minecraft. Lo vogliono, ma. A proposito della serie di Minecraft, io vorrei. La serie la vorrei fare solo esplorativa, ma dato che quella su console non ha il mondo infinito, io vorrei fare. Sembra brutto tipo. Ah, siamo arrivati al confine, andiamo a sinistra. Che tipo facciamo il perimetro in un quadrato che arriva alla fine. È finita la serie, appunto. E io vorrei. Quando mi faccio il PC, un PC decente, ce lo uso per giocare così. Così mi regge anche i giochi migliori. E ne porto anche di. Perché. Sì, e vi spiegherò tutto più tardi. Così, ci sono anche altri giochi. Giochi gratis che magari adesso non mi reggono. E cose così che ne posso portare molti, ma molti di più. E comprerò di nuovo Minecraft. No, aspetta. Ma mi sa che l'avevo già comprato sul computer. Quindi, va bene, non mi conviene niente. E quindi, sì, farò una serie sull'esplorativa. Ma dovete aspettare un po'. Dopo questa grandissima parentesi graffa, posso dirvi che questo qui sarà il labirinto, se non sbaglio, che sarà un luogo molto incasinato, pieno di persone, pieno di brutte cose, brutte persone e brutte trappole. E
E ci vediamo nel prossimo episodio. Kratos sta girando intorno perché ha detto: ma quando finisci sto cazzo di episodio devo andare a pisciare. Comunque, ci vediamo ai prossimi episodi e ciao a tutti.